differenza tra regno e governo, no? Anche lì mi pareva che la macchina politica dell'Occidente, lì politica in senso stretto proprio, abbia due poli, il regno, no? Il sovrano e il governo. E nella tradizione della filosofia politica occidentale è sempre sul regno che ci si è concentrati, sul momento della sovranità, della legittimità, del regno. Ecco, quello che volevo mostrare è che no, che è un po' il contrario. No, per cui appunto criticavo anche queste analisi di origine rossoiana, per cui il potere fondamentale non è l'esecutivo, ma è il potere sovrano, legislativo, no? Noi oggi vediamo che questo è falso, no? Noi vediamo che il potere esecutivo è quello che è importante, che non è importante Dio, è importante l'angelo, non è importante il re, è importante il ministro, non è importante la legge, è importante la polizia. Questo per noi oggi è evidente, se uno non è cieco, la polizia è il centro, una polizia che poi, come sapete, deriva da politica, no? E secondo i teorici della Polizeiwissenschaft è la vera politica.